Audi, la crescente e costante ricerca verso le auto elettriche e ibride del gruppo Volkswagen accende la nostra attenzione sui modelli completamente elettrificati di Audi che si chiameranno e-tron. Sono previsti 3 modelli in uscita tra la fine del 2020 e il primo semestre del 2021. Il primo modello Audi, grazie a 2 motori elettrici, capaci di erogare fino a 408 cavalli vapore, la trazione integrale elettrica abbinata a una batteria ad alta tensione, garantisce un'autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP. L'accelerazione da 0 a 100 km orari sono quasi paragonabili ad automobili di elevate prestazioni. Infatti, sono necessari meno di 6 secondi. Si raggiunge una velocità massima di 200 km orari, con uno spunto da fermo impressionante. All'interno dell'abitacolo c'è un sistema di infotainment di ultima generazione, con le più moderne applicazioni multimediali per essere sempre connessi a internet e al proprio smartphone. BMW presenta la sua gamma di auto completamente elettriche e ibride chiamata Next. BMW, come le altre marche tedesche, promette tanto. La proposta più spettacolare è sicuramente la Vision Next 100, che con la sua linea futuristica non può passare inosservata sia per il design sia per la tecnologia di bordo. Le sue dimensioni non assomigliano di sicuro a un'automobile, di piccole dimensioni infatti misura 4,9 metri di lunghezza, quasi 2 metri di larghezza, 1,36 metri di altezza. BMW ha annunciato l'uscita di più di 20 nuovi modelli, tra cui la nuova Mini completamente elettrificata. E per finire la Vision M Next è la supercar ibrida che vanta 600 cavalli vapore, capace di percorrere 100 km completamente in modalità elettrica. Le prestazioni sono da vera supercar, con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 3 secondi ed una velocità massima di 300 km all'ora. Scuderia Ferrari, per l'eccellenza italiana, presenta un nuovo sogno con tecnologia ibrida, che si chiama SF90 stradale. Equipaggiata con il nuovo motore V8 biturbo, da 780 cavalli vapore a 7500 giri per minuto più 3 motori elettrici. Con una potenza complessiva di 220 cavalli vapore sprigiona una potenza complessiva di 1000 cavalli vapore. Si piazza nella categoria delle Ferrari ad elevata potenza e prestazioni come la F40, la Enzo, fino all'ultima creata, la Ferrari. La prima Ferrari completamente elettrica, secondo le dichiarazioni dell'alta dirigenza della casa di Maranello, potrebbe arrivare nel 2025. Con oltre 1000 cavalli e una velocità limitata elettronicamente a 350 km all'ora. Maserati. L'azienda modenese lancerà entro il 2022 un buon numero di nuovi modelli, la sportiva Alfieri, di cui ne vediamo le prime anteprime. Verrà commercializzato anche un nuovo SUV più piccolo della Levante. Una nuova Levante, e una nuova quattro porte, e una nuova Keyblade.
La Maserati, Alfieri, sarà in grado di raggiungere una velocità superiore ai 300 km all'ora e di accelerare da 0 a 100 in appena 2 secondi. Design, eleganza e tecnologia, che si fondono insieme, per dare vita a questa scultura su ruote. Dal sapore italiano. Tesla, il 22 novembre alle 5.00, ora italiana. Il mondo farà conoscenza con il tanto atteso Tesla Cybertruck, l'auto elettrica formato pick-up. La cerimonia di presentazione sarà trasmessa dal Tesla Design Center di Los Angeles. Sarà possibile ordinarla con 3 motorizzazioni elettriche che garantiscono autonomie da 400 a 800 km. Monster Truck, il misterioso pick-up, truck, ad emissioni zero, con il quale Tesla aspira ad aggredire anche la categoria dei mezzi da lavoro, non si hanno ancora molte informazioni. Quel che è certo è che Tesla intende far concorrenza a mostri sacri americani come Ford F-150, Chevrolet Silverado, Ram 1500. La sua autonomia è stimata tra i 650 e gli 800 km. Fiat, ormai il lancio della 500 Electric a zero emissioni è vicino. Il motore per la nuova Fiat 500 elettrica eroga 118 cavalli vapore e, grazie a batterie da 42 kWh, l'auto può arrivare a percorrere 320 km tra una ricarica e l'altra. Accelera da 0 a 100 in 9 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km all'ora. Al suo interno, con un cruscotto digitale da 7 pollici di schermo da 10 pollici nella console centrale, il cavo per la ricarica rapida delle batterie e gli aiutini alla guida, è prevista anche una versione Abarth. Peugeot, dopo la presentazione della 308 ibrida nel 2015 con motore 1600 turbo più 4 motori elettriche insieme sviluppano oltre 500 cavalli. La Peugeot si propone di presentare nel 2021 la nuova 208 GT completamente elettrica. L'auto potrebbe essere commercializzata con ben 2 motori elettrici. Uno per asse, ottenendo così la trazione integrale, con una potenza totale combinata che potrebbe superare i 260 cavalli. Mentre la presentazione della nuova 308 previsto per il 2021, sarà presentata una versione ibrida e una versione elettrica.